Consiglio comunale, slitta la discussione sul social housing di Cassibile. Quasi tutti rinviati per approfondimenti gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di ieri. Uno solo non è stato spostato ad altra data, ma è stato ritirato dalla sua proponente, la Presidente della Commissione consigliare sui servizi sociali, Pamela Lamesa. Si trattava di un atto di indirizzo risalente a 11 mesi fa, con il quale si chiedeva all'amministrazione di istituire, nell'ambito del distretto sociosanitario, un ufficio dedicato alle pratiche per il dopo di noi, esigenze che in questo arco di tempo è stata intanto affrontata e risolta. La seduta è stata aperta da un minuto di raccoglimento chiesto da Salvatore Castagnino in memoria dei due poliziotti uccisi a Trieste e di tutti gli uomini e le donne in divisa morti in servizio. Poi Mauro Basile ha segnalato all'amministrazione i danni subiti dalla copertura dell'impianto tensostatico di Belvedere durante il recente maltempo. Infine Ferdinando Messina ha comunicato all'Aula la nomina di Giuseppe Impallomeni nel Consiglio nazionale dell'ANCI. Approvati i verbali delle sedute precedenti, la prima proposta ad essere rinviata è stata la convenzione per la realizzazione da parte di Casa Archimede 2 di 32 alloggi in social housing a Cassibile. La richiesta di approfondimento è partita dall'assessore al bilancio per Paolo Coppa per risolvere un problema di natura finanziaria. Sarà discusso in commissione urbanistica l'atto di indirizzo di Carlo Gradenigo per l'istituzione di una commissione permanente sui beni culturali che si occupa di studiare i progetti pensati per siti di interesse così da valutarne la coerenza con il bene stesso e con il contesto circostante. Torna alla commissione urbanistica anche un altro atto di indirizzo, questo illustrato dal presidente Impallomeni, che riguarda la perimetrazione del parco archeologico di Siracusa. Il documento chiedeva all'amministrazione la convocazione di un tavolo tecnico per armonizzare esigenze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con gli interessi della comunità del territorio, partendo dal presupposto che i confini del parco possono inficiare le scelte legittime finora compiute da cittadini e imprese in funzione del piano regolatore generale della città. In questo caso il rinvio alla Commissione è stato determinato dalla presentazione da parte di Gradenigo di un emendamento che di fatto snaturava l'atto di indirizzo iniziale andando verso l'adeguamento del PRG alle prescrizioni del parco. Sul punto sono intervenuti Mangiafico, Messina e l'assessore Granata che ha rilevato come il parco e il piano paesaggistico siano sovraordinati al PRG e che eventuali conflitti vadano riportati al Consiglio di amministrazione dell'ente gestore nel quale siedono il direttore del parco, la sovrintendenza dei beni culturali e il comune. Su tutti questi argomenti, dopo gli approfondimenti, la Presidente del Consiglio Comunale Moena Scala convocherà una conferenza dei capigruppo per la loro calendarizzazione.